Una catena impressionante di suicidi che lascia in tutti noi un senso di smarrimento. Donne e uomini che mettono in atto l'insano gesto perché probabilmente oppressi da un peso inconfessabile. E in quel gesto c'è la disperazione, l'isolamento, lo sconforto, fardelli pesantissimi da sopportare. Le cronache delle ultime settimane a Gela raccontano di 7 suicidi e chi si è ucciso non ha mai lasciato un messaggio in cui trovare un perché. L'ultimo, in ordine di tempo, si è verificato ieri in pieno centro storico, a togliersi la vita impiccandosi nella sua abitazione. È stato un 55enne. Lavorava in una banca, sempre disponibile con tutti, dai familiari ai colleghi, dagli amici ai conoscenti, impegnato anche nel sociale, era molto conosciuto in città. Sposato e padre di figli. Una vita regolare la sua e con una posizione lavorativa ragguardevole. Pochi giorni prima era toccato ad un impiegato di un supermercato e prima ancora ad una ragazza universitaria. Andando a ritroso nel tempo, e ci riferiamo agli ultimi 2 mesi, altre 4 persone hanno detto no alla vita. Il dato che emerge, su questo aspetto bisogna riflettere tanto, è che tutti conducevano una vita regolare, soddisfacente, senza traumi, forse all'apparenza? Quando parliamo di suicidi, senza dubbio, è una parola che ci fa spaventare. Su questo vanno ad incidere molti fattori che sono solamente spesso psicologici, ma sono dovuti anche a fattori individuali, personali, che vanno poi ad incidere su questo gesto estremo. A volte questo gesto, quando accade, non è l'unico, magari è quello che si è visto e quello che non riusciamo a vedere. Dietro di questi, evidentemente, ce ne sono stati altri che sono stati magari non talmente eclatanti da non destare sospetto. Però quando la persona arriva al suicidio, significa che già non ha più le forze, non ha una capacità di poter fronteggiare quella che la vita gli sta offrendo, non sta avendo fiducia di nessuno e si sta sentendo totalmente solo. Dottoressa, ma chi pensa al suicidio vede nella morte la soluzione ai propri problemi, ma il suicidio non è la risposta. Non è una risposta, ma pensa che l'unica soluzione è l'unico gesto utile che può fare, anche perché spesso dietro al suicidio c'è un senso di colpa, quindi di incapacità, di sofferenza, di non essere utile, e di non meritare l'amore che gli altri gli danno. E quindi questo è un gesto che in linea di massima lo fa sentire libero, si sente libero. Come bisogna affrontare questa situazione? Occorre tantissima prevenzione e parlarne tantissimo. Occorre che in ogni servizio occorrano le figure specializzate affinché ogni individuo possa avere e possa essere aiutato nel percorso della sua vita. E qua non parliamo solamente di età, parliamo dal più piccolo al più grande. Tutti abbiamo e hanno necessità di essere seguiti e sostenuti nei propri fallimenti, perché anche questi vanno ad incidere. Il fallimento quanto è per noi significativo o quanto stiamo deludendo gli altri.